Buongiorno a tutti. Nonostante questo periodo particolare di didattica a distanza, io e il mio gruppo ci tenevamo a non trascurare l'importanza di Libriamoci. E nonostante le varie difficoltà, io e il mio gruppo composto da Greta Barotti, Sofia Spada e me, Gibi Rachele, abbiamo pensato di fare una ricerca approfondita sul libro Middlesex di Jeffrey Eugenides. Purtroppo per le varie norme di prevenzione anti-Covid non abbiamo potuto incontrarci. Perciò abbiamo pensato di fare le nostre ricerche separatamente per poi unirle in questo unico video. E detto ciò, procediamo. Middlesex nasce dall'immaginario di Jeffrey Eugenides, riprendendo le sue origini e i luoghi dove è cresciuto. Scritto nel 2002, racconta una storia intergenerazionale che inizia a Bitinio, in Turchia. A narrare le sue vicende è Calliope Stefanides, nata con un intimo mutato e perciò ermafrodita. È proprio da questa parola che deriva il titolo del libro. Calliope vive l'esperienza di entrambi i sessi, ma non ne fa parte, si trova nel mezzo. La storia è intrinseca di cultura turca e greca, ma la protagonista vive nell'America degli anni 60, un'epoca di continua innovazione. Vi è uno scontro di realtà che si mescolano, ed è proprio questo di cui Middlesex parla. Non si delineano dei caratteri precisi, si legge di una fusione tra novità e tradizione, tra vita e morte, tra maschio e femmina. Detto ciò, in collegamento a questa bellissima ed emozionante storia, che come abbiamo precedentemente detto riguarda l'ermafroditismo nascosto in questa giovane ragazza, abbiamo voluto allegare un mito molto importante, che sebbene non molto conosciuto, ha un grande effetto sul medesimo testo sopracitato. Il mito rappresentatovi è quello di Ermafrodito, dalla storia molto verosimile, analoga al precedente. Il mito greco narra di questo giovane dio, figlio di Hermes e Afrodite, che durante una sua esplorazione si innamora della giovane ninfa Salmace, la quale, innamorata a sua volta di lui, venne presto rifiutata. Ma ardendo d'amore, durante la sosta del giovane, tenta di sedurlo, gettandosi sopra di lui e cadendo dentro un fiume. Da questo momento il corpo della ragazza si mescola con quello della fanciulla, perdendo la virilità. Da ciò Ermafrodito affermò che chiunque fosse entrato in quel fiume avrebbe perso la propria virilità e si sarebbe effeminato. Abbiamo anche pensato di proporvi un pezzo di intervista dell'autore, tratta dal magazine 3AM, intervistato nel 2003. Procederò a leggervela. La domanda è: come è nata l'idea di Middlesex? Che tipo di ricerca hai dovuto fare? L'autore risponde: è difficile individuare il momento in cui Middlesex ha messo radici nella mia immaginazione. Già nel 1976, in un corso di latino al liceo, fui presentato alla figura di Tiresia, che aveva vissuto sia da maschio che da femmina. Stavamo leggendo Le Metamorfosi di Ovidio e siamo arrivati alla parte in cui Zeus e sua moglie Era hanno una discussione su quale sesso abbia un'esperienza migliore a letto. Zeus, in qualche modo sorprendentemente, afferma che le donne si divertono di più. Era afferma che lo fanno gli uomini. Per giudicare la questione, chiedono a Tiresia, che risponde: se i piaceri dell'amore sono 10, allora 9 di questi appartengono alla donna, il resto appartiene all'uomo. Questa era un'informazione importante per un ragazzo di 15 anni. Ricordo anche di essere stato colpito dalla meravigliosa utilità di questa figura, Tiresia. Ecco un ragazzo che sapeva com'era essere donna, sorprendente. E quanto utile da un punto di vista letterario. Tutto questo è il terreno da cui un giorno sarebbe cresciuto Middlesex. La seconda domanda è: il protagonista incorpora qualche simbolismo? E l'autore risponde: uso il termine ermafrodita in questo libro non solo per parlare delle condizioni di intersessualità, ma di più. L'ermafrodita è un correlativo all'adolescenza per illustrare un periodo che tutti attraversano. L'adolescenza implica l'essere confusi sull'identità e l'essere confusi sulla sessualità in una certa misura. Quando le persone lo leggono, scoprono di simpatizzare con il protagonista, mentre attraversa la metamorfosi, molto più di quanto si aspettino, perché molte volte le cose che occupano i problemi e le ansie sono ciò che si condivide sia. Alla fine del romanzo ho messo il protagonista a Berlino, un po' perché il libro parla tanto della divisione tra greci e turchi, neri e bianchi e ovviamente maschi e femmina. Aveva senso che questo scrivesse da una città divisa e riunificata. Per terminare vorrei leggervi qualche frammento significativo che ho tratto dal libro. Il primo è tratto da pagina 420. Gli ermafroditi esistono da sempre, da sempre. Secondo Platone, l'essere umano originario è ermafrodito, lo sapevi? In origine la persona era composta da due metà, una maschile e una femminile, poi sono state separate. Per questo tutti sono sempre alla ricerca di un'altra metà. Tutti
tutti tranne noi, che le abbiamo già tutte e due. Il secondo frammento è tratto da pagina 492, in cui la protagonista si reca in una biblioteca per cercare sul dizionario il termine ermafrodito. Secondo le indicazioni raggiunsi, ermafrodito, 1, biologico, che o chi possiede gli organi riproduttivi di entrambi i sessi, dal greco ermafroditos, personaggio della mitologia greca con una natura di uomo e di donna. Vedi, mostro. Lì mi fermai. Alzai gli occhi per controllare se qualcuno mi stava guardando. La spaziosa sala di lettura pulsava di energia silenziosa. Gente che pensava, che scriveva. Il soffitto dipinto si gonfiava come una vela e le lampade verdi illuminavano i volti chini sui libri. Io, curva sul mio, coprivo con i capelli la definizione che mi riguardava. Avevo la giacca verde acido aperta. Ero impietrita dalla paura. Avrei voluto un abbraccio, una carezza, ma era impossibile. Appoggiai la mano sul dizionario e la guardai, lunga e affusolata, con un anello di corda intrecciato al dito. La corda cominciava a sporcarsi, guardai la mia mano graziosa, poi la ritirai e affrontai di nuovo la parola. Eccola lì, bianco e nero, mostro, in un logoro dizionario della biblioteca di una grande città. Il sinonimo era ufficiale, autorevole, era il verdetto, il giudizio che la cultura dava a una persona come me. Mostro, ecco cos'ero. Un altro frammento a pagina 345. Cosa potevo dire? Che il punto era proprio quello. Portavo i capelli lunghi per nascondere la faccia. Forse, più che a Dorothy Hamill, somigliavo ai nostri salici piangenti. Comunque i miei capelli avevano qualche virtù. Coprivano i denti rivestiti di lamiera, il naso da satiro. Nascondevano i brufoli, la cosa più importante di tutte, nascondevano me. Tagliarli? Mai. Continuavo a farli crescere, sognando un giorno di poterci abitare dentro. Immaginatemi nel mio sfortunato tredicesimo anno, in procinto di frequentare la terza media. Altezza 1,80 m, peso 67 kg. Capelli neri che scendevano come lunghe tende sui due lati del naso. La gente bussava su una porta immaginaria davanti alla mia faccia e chiamava: C'è qualcuno lì dentro? E come se c'ero, dove altro potevo andare? L'ultima frase che voglio leggervi è tratta da pagina 557. E pensiamo sia un ottimo spunto di riflessione per terminare il nostro video. La frase dice: Ricorda, Calliope, il sesso è biologico, il genere è culturale. Grazie mille per averci ascoltato e speriamo di avervi fatto interessare a questo bel libro. Grazie, arrivederci.